Foggia, Gravina Foggia che parte in questo momento, Cittadino indietro per Anelli, anzi è Carboni che va al lancio lungo, Cittadino ancora di testa, salta 1, l'abbiamo già detto nel commento iniziale, palla in aria intanto dove Santoro colpisce di sinistro, palla deviata dalla difesa del Foggia, 1-0 e Francavilla in vantaggio sull'Altamura 1-0, intanto c'è Tortori. Bravo, Tortori che conclude appena dentro l'area tra Gravina e Foggia, Vicino che va al rilancio, attenzione c'è Santoro che anticipa il portiere Fumagalli che esce dall'area, purtroppo c'è l'espulsione di Fumagalli, c'è l'espulsione di Fumagalli, Tortori ma ancora Santoro, la palla in aria, palla che va verso l'area di rigore, esce ancora Carboni, il tiro di Stasio in due tempi, fa sua la sfera, gran bella conclusione quella del numero 11 Correnti. Campano. Adesso ancora Elovasni che salta di testa, va via Tortori, Foggia che cerca di bellissimo concludere con Tortori, lo fa in questo momento, conclusione di Tortori, adesso è Santoro che parte sulla sinistra, va via a Cadili, attenzione Santoro va via anche a Salines, Santoro in area, attenzione la palla e il gol del Gravina, purtroppo parte la parabola in questo momento, palla in area, esce Vicino che perde la sfera, attenzione il colpo di testa sotto rete, il colpo di testa del Baudo che viene anticipato, ancora il Foggia che recupera la sfera ma è il numero 7 che appoggia adesso per Santoro, Santoro il tiro di Stasio di piedi, ancora Santoro, ancora il Foggia che si salva il Foggia, Santoro per due volte ha tentato di raddoppiare, Salines serve Elwasni che si gira, tira a rete e la palla ancora Gentile che apre per il numero 9 di, adesso è ancora il Foggia che avanza con Campagna di Enno sulla sinistra, crossa al centro, Elwasni di testa, bellissima prestazione del Foggia, Elwasni che è andato vicino al pareggio, recupera la palla, l'appoggio per Tortori, davvero il migliore in campo quest'oggi, Tortori va via al numero 2 Dentamaro, entra in area, il cross al centro, Elovasni e la palla fuori, ha sbagliato clamorosamente la seconda volta, mi dispiace dirlo, Bruno ha avuto la seconda palla gol clamorosa, capitata sempre a lui di testa, un giocatore del Gravina, Dentamaro che adesso serve in vida, parte adesso Ficara, Foggia scoperto, attenzione il Foggia è scoperto, Ficara in area, Ficara dalla destra, Dienno su di lui, il tiro e c'è il gol, e c'è il gol di Ficara, raddoppio del Gravina, per il Foggia è notte fonda in questo momento, per il Foggia è notte fonda, 2-0, Gemmi, appoggio per Salines che si fa anticipare, parte Santoro, Santoro in aria, pallonetto di Stasio, esce il tiro, salva ancora il Foggia, Gravina vicino alla terza marcatura, che batte questo calcio di punizione, la palla in aria, salta Elwasni, palla che sfiora il palo alla destra del portiere, c'è ancora Carboni che si fa soffiare palla da Santoro, anche Carboni indeciso in questa occasione, va via Santoro, va via Santoro, l'appoggio al centro ancora di Stasio che salva il risultato, salva il 3-0, la capitolazione ancora su un errore di un attaccante del Gravina, ma è stato bravo Di Stasio a distendersi e a parare.